parliamo oggi? Di te. Proprio di te. Pezzo di merda, schifoso, merdoso, malato, marcio, brutto, schifoso, ladro, approfittatore, schifoso che non sei altro. Sei proprio una persona indegna. Sei proprio una persona indegna. Di chi stiamo parlando oggi, ragazzi? Di chi stiamo parlando? Una persona che mi ha rotto veramente i coglioni. Ma sai cosa vuol dire rotto i coglioni veramente? Qua lo metto. Lo metto qui sotto, qui lo metto. Ti metto qui a te. Schifoso, sei uno dei peggiori di tutti. Matteo HS. Altro che Matteo HS. Matteo HS è niente. Questo è 60.000 volte peggio. 60.000 volte peggio di quello là. Ma 60.000 volte. Allora, stiamo parlando di una persona che mi ha fottuto. 30 euro. Prende per il culo i bambini. Ma proprio esagerato. Fa male i bambini questa persona. Questa persona fa proprio male. Fa male. La persona in questione è il signor inventore del gioco Hello Neighbor. Ah, sai che me la prendevo con qualcuno oggi. Ma dici il titolo un po' clickbait. Allora, stiamo parlando di questo gioco. Avete visto nel canale? Frank, porta qualcosa. Se non fai dissing, non fai visual. Mamma mia, non mi frega niente delle visual. Niente proprio. Ho portato Hello Neighbor. 1 ora e 50 di video. Piace, un gioco che mi piaceva. Atto 1. Bello, mi sono divertito. Ci siamo arrivati, piano piano ci siamo arrivati. Bellissimo. E abbiamo iniziato a giocare. Atto 1. 1 ora e 50. E Frank, ma un video troppo lungo. Ma io sono così. Ti va bene, se non ti va bene, ti levi del cazzo. O come dice quelli di Matteo HS, se ti va bene, se non ti levi del cazzo. No, perché là vanno a sentire le bestemmie dei bambini in altro discorso. Comunque chiudiamo il discorso, non voglio parlare di lui. 1 ora e 50, ok? Perché io non guardo le soluzioni. Atto 2, 1 ora. Ho detto, cazzo, sto iniziando a viaggiare, sto andando bene. Atto 2, ho casa a 2 piani, proprio complicato, ok? Fatto. Avete guardato cos'è? Non l'avete visto? Stop. Allora fermati un attimo. Vai un attimo su YouTube e scrivi Hello Neighbor Atto 3 PS4 e prova a guardarti un video delle soluzioni, quello che ti pare così. E dimmi se te, persona normale, riusciresti senza guardare le soluzioni a completare Hello Neighbor nell'atto 3. Senza parlare del finale, poi quello lasciamolo perdere. Nell'atto 3. Ho provato io, ci ho provato. 3 sere che ci provo, maledetti. Gioco marcio, schifoso, brutto. 3 sere che ci provo. 3, non 2, non 1, 3 sere. 7 ore di gioco nell'atto 3. 7 ore, dovevo caricarvi un video da 7 ore nel quale avrò completato il 30% di quel gioco. Dell'atto 3. È impossibile. Quello è un gioco che è per i bambini. È un gioco per i bambini. Come può un bambino solo capire già l'atto 1, l'atto 2, l'atto 1, l'atto 2, chiudiamo un occhio. Ma l'atto 3 non può un bambino capirlo. Non può un bambino capire quell'atto. È impossibile. Io, ragazzi, vi sfido. Compratevi il gioco, provate a scaricarlo. Fate l'atto 3, fatelo. Senza guardare la soluzione. Se ce la fai senza guardare la soluzione, e dentro di te lo sai se l'hai fatto senza guardare, per me sei un mostro. Sei un grande, ma un mostro allucinante. È impossibile da completare l'atto 3. Avevo l'infarto ieri. Trovi una porta, una porticina nel muro che la vedi a malapena, ci entri dentro, ti porta in un cimitero lontano 3 km dalla casa reale. Dici, perché sono qua? Guardi un po' intorno, che cerchi di capire una chiave, qualcosa. Niente, non c'è niente. E lì comincia a dire, vabbè. E vedi, in lontananza il paesino da dove avevi cominciato a giocare, che c'era la casa del baffetto, no? Ti avvicini e cosa succede? Non ti fa entrare nel paese. Una bagata esagerata, già l'atto 2 l'avevi visto.
come sono riuscito a vincere, passarlo con la buggata, quello lì. Solo neanche lì non so come l'avrei fatto. Questo è un gioco. È un gioco quello? 30 euro? È impossibile, è un gioco per bambini, ragazzi. Un bambino lì ci perde la testa, veramente, si mette a piangere, si taglia le vene. È una cosa esagerata, esagerata. È lo nevole. 30 euro? 30 euro, Oh, fate voi, mi pare un po' esagerato. Quindi, sfido chiunque di voi a portare quel gioco, farlo, completarlo, e dentro di sé, solo dentro di te. Ti dici, Franco, io l'ho fatto. Dico, bravo, ma dentro di te l'hai fatto veramente senza guardare le soluzioni? E te dentro di te dirai, sì, Frank, e dentro di te saprai, no, Frank. Dentro di te ti sentirai una merda. Davanti agli occhi degli altri ti dicono, oh, bravo, bravo, bravo. Ma dentro di te sai che sei una merda, ok? Io blocco quella serie, ovviamente, atto 1, atto 2, stop, perché io ho una mentalità, è questa. Se io una cosa non riesco a farla, non te le vado a vedere le soluzioni. Posso anche caricarti un video da 10 ore, non mi frega niente. Ma non ci si può arrivare, è una cosa inarrivabile. Dopo 7 ore di gioco, ho detto stop, chiudo il gioco. Ovviamente per scrupolo mi sono andato a vedere le soluzioni. È impossibile da capire. Andate a vedervi le soluzioni. Ora ti vai a vedere le soluzioni. Come fai a capire un gioco del genere? C'è un ombrello, solo la scena dell'ombrello, che devi prendere un ombrello, non ti immagini che si apre, che si chiude. Vai, devi volare da un punto a quell'altro preciso. Ma che sei? Ma cos'è? È impossibile, ragazzi, un gioco impossibile. Sfido, eh? Sfido chiunque di voi a dire Frank l'ho completato. Vai, vai. Ti sfido, di la verità. Schifoso, schifoso, schifoso. E questo era l'altro disco. Ci vediamo, ragazzi, venerdì 20:30 nella live, che ultimamente sto portando live solo il venerdì. Poi magari arriveranno anche altre live, ma fino a che non so esattamente su cosa portare, preferisco portarvi video. E questo è quanto. Ultimo messaggio per tutti coloro che scrivono: lo fai per le visual, lo fai per, che offendono, sì. L'ho già detto mille volte, a me se te mi offendi, io non so neanche chi sei, a me non mi tocca, quindi mi offendono gli youtuber che gli tocca, ok? E per le visual, sembra lo faccio per le visual, carico video da 1 ora e 50, fate. Se quei video li avevo tagliati e se non facevo molto più visual, certo, ma io mi faccio come cazzo mi pare a me. Schifoso, maledetto. E qui ce l'ho con l'inventore di Hello Network. Vabbè, signori e signori, da Frank Mazzoli è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Frank Mazzoli è tutto, passo chiuso.